È chiusa. Così fermerà gli spifferi. Solo loro, credo. Speriamo di non avere problemi. Accendi tu le candeline, Maria. Facciamolo insieme. Sì. Grazie tante, mamma, papà e zia Kate. Siete una bella famiglia. La migliore. Sta succedendo davvero tutto questo? Sì, mamma, è tutto vero. Io avrei dovuto capirlo subito. Dal giorno in cui voi siete nati, ed è arrivata lei. Non sono una vostra nemica. Sono sempre stata qui per proteggervi. Esprimete un desiderio. Vorrei non essere costretta ad andar via. Vorrei diventare un pilota di astronavi. Avrei dovuto capirlo sin dall'inizio. Quando lei arrivò qui, anche il cielo era strano. Tutta questa storia è strana. Vicina. Potrebbe essere una babysitter ideale, no? È anziana. Non si porterà dietro il ragazzo. Quello fa parte della cucina. Ah, sì? Ci avrei giurato. Oh, salve, cara. Io mi chiamo Maria Harrison. Sto nella casa accanto. E io sono la signora Webster. Non dovrà aspettare ancora molto, vero? No, non credo. Volevo invitarla a prendere insieme un caffè. Oh, lo farei con molto piacere. Ma prima vorrei che mettessero tutto dentro. Ma non si era mai visto un tempo così. Meno male, la cosa mi conforta. Che belle cose, ed è quasi tutto nuovo. Beh, sa, la mia ultima casa era piuttosto lontana. Non ho potuto portare molto. Signora Webster, lui è Jim, mio marito. Salve, signora. E lei è mia sorella, Kate Giovannelli. Starà con noi finché non si sarà laureata in legge. Benvenuta, signora Webster. Avvocato o militare? Le migliori carriere per le donne. Su, sbrigiamoci, andiamo. Presto. Oddio, le chiavi. Dove ho messo le chiavi? Sono nel cruscotto. Ah, sì, dai. Sì. Grazie. Che tempaccio, eh? E la mia valigia? Sì, sì. La prendo subito. Eccola. Eccola qui. Tieni. Ecco qua. Prendila. Ah.
finita la benzina? No, è l'impianto elettrico. Oh. Che strano. La signora Webster? È lei? Forse le fa piacere un po' di compagnia. La ringrazio. Non c'è di che. Vedrà, se la caveranno benissimo. Signor Harrison, è un maschio. E ha una sorellina. Gemelli? Il dottore non aveva detto che erano gemelli. Beh, i dottori a volte fanno degli errori. Sono due, una femmina e un maschio. Una femmina e un maschio. Una coppia perfetta, no? Adesso, Bobby, metti il braccio sulla spalla di tua sorella. Ancora? Un momento. Aspettate. Ancora una. Dai, papà. Un attimo solo. Bobby e Sally, un bel sorriso. Oh, venga, signora Webster. Foto di compleanno. Ma è domani, non è vero? Approfittiamo che siamo vestiti signora bene. Signora Webster, ne vuole fare una a tutta la famiglia? Ma certo. Buona idea. Fatila. Ecco. Devo solo puntare e scattare. Non è così? Fate largo a papà. Ecco. Sorridete, eh? Sono elegante? Abbastanza per portare mamma alla cena del tuo capo. Non devo essere troppo bello. Non posso rischiare che Flannery pensi che cerco di rubargli la scena. Allora, divertitevi. Anche voi. Mamma. Sì, casa Harrison. Harrison, quegli appunti che le ho dettato oggi li ho dimenticati in ufficio. Li passi a prendere. Non sarebbe più facile... Flannery vuole che passiamo dall'ufficio a prendergli il discorso di accettazione che io gli ho scritto. Ma lui sta a 5 minuti da lì, noi ci metteremo un'ora. Un alto sei e più privilegi hai. Addio, ragazzi. Ciao. Divertitevi. Arrivederci. Jim, a volte vorrei che tu fossi meno accondiscendente col signor Flannery, come sei con le altre persone. Pensa al mutuo, tesoro, se non ci fosse quello. Le chiavi della macchina. Oh, Jim. Non riesco a farmene una ragione. Stai parlando dei gemelli? Il fatto che sono così diversi. Sono gemelli bicoriali, non identici. Sono come fratelli normali. Ma loro sono troppo diversi, come intelligenza, personalità. È meglio così. Sono due figli diversi da amare in due modi diversi. Ma tutti e due sono molto affezionati alla signora Webster. Questa battaglia avvenne sull'orlo della galassia circa 70 anni dopo il primo contatto con gli ursoidi. Quando eravamo più piccoli li chiamava draghi. Beh, vedi, i bambini capiscono meglio i draghi degli invasori ursoidi. Ora, dove eravamo? Oh, sì. Tutto questo succedeva circa 70 anni dopo il primo contatto con gli ursoidi. E l'imperatrice della galassia sapeva che avrebbe dovuto prendere gli alieni a calci sulle chiappe. Ci potete scommettere. E dal pianeta liberato, con la galassia ancora una volta salva dalla minaccia ursoide, la regina rinfilò la spada nella sua guaina e volse lo sguardo alla sua casa lontana. Tutte le sue storie spaziali finiscono sempre così. I protagonisti volgono sempre lo sguardo verso la casa da cui vengono. Beh, è naturale. Lo deve fare ogni persona saggia. E se uno è già a casa? Non sempre la casa della tua infanzia è la stessa nella quale poi vivi la tua maturità. E può darsi che crescere significhi questo. Decidere qual è la tua vera casa. È tardi. Andate a dormire. Oh. Oh. Mi piacerebbe giocare un po' con il mio computer. Anche a me. Ehi, non me lo merito un abbraccio? Oh, è così forte. Se avessi vissuto la mia vita, lo saresti anche tu. Thank you.
Salve, abbiamo fatto troppo tardi. Oh no, no, è tutto a posto. Grandioso! Spaziale! Gente della strada, attenti che arriviamo! Ci sono, proteggi i polsi, ginocchia e testa. Nelle scatole più piccole. Buon compleanno! Salve! Holly, Sally, ho dei regali per voi. Che bello! Arrivo! Questo per te. Grazie. E questo grazie per te. Grazie, signora Webster. Non mi dica niente, voglio indovinare. È un libro che parla di una ragazza della mia età che deve affrontare una prova difficile. E diventa grande mentre lo fa. Questo è il succo di ogni buon libro. E il mio è un gioco per computer, nel quale la chiave per vincere è mettere a rischio quello a cui tieni di più. Beh, questo è il succo di ogni buon gioco. Perché il succo della vita è mettersi alla prova. Devo avervelo detto parecchie volte, eh? Qualche centinaio. La sua vita è stata così. È stata? Sono morta, forse? La mia vita è tuttora una continua battaglia. Spedizioni? Avventure? Mostri? I mostri non sono quelli fatti di squame, dentacci e lingue di fuoco. Sono anche reumatismi dolorosi. Ed è una grande impresa alzarsi ogni mattina e mandare i figli a scuola. E ora divertitevi. Arrivederci, signora Webster. E grazie. Mamma, papà, ci tenete i regali della signora Webster? Ancora avventure nello spazio? Non metterti a giocare col mio finché non ritorno. Ehi, dove vai? Aspettami! Si riprenderà presto. Portiamola a casa mia. Non bisogna muoverla. Ho delle cose lì dentro. Mia figlia non si muove finché non arriva un'ambulanza. Si è fatta male. Nessuno ha preso la targa. Sentite, qualcuno può chiamare un'ambulanza? Com'è successo? Un pirata della strada, certamente così. Shh, non credo che serva un'ambulanza. Non cosa? Si è neanche cosa? Fermato. Oh, ti prego, signore. Non si riprende. Ti supplico. Non le sento il cuore. Io lo sento, stia calma. Ma non le batte il cuore. Vi ho detto che si riprenderà. Sta respirando, ma non riesco a trovare il polso. La signora Webster la toccava sul fianco destro e sulla caviglia. Sento il battito. Anche da questo lato. Ma che cosa c'è? Il battito è in un posto anomalo. Su tutti e due i lati. Il suo medico non lo ha mai notato. Non ha mai avuto un medico. Non è mai stata male. Ma come? Un'influenza, un raffreddore. Mai avuti. Dottoressa, ha due battiti cardiaci. E avrei giurato che la gamba fosse fratturata. In radiologia. Voglio un controllo generale. Il dottor Jason all'unità coronarica. Il dottor Jason all'unità coronarica. Senti, dobbiamo portare Sally via da qui. Perché via da qui? È in pericolo. E spetta a te portarla via. Ci sono cose riguardo a Sally che è meglio che gli altri non sappiano. Ripensa al gioco che ti ho dato a Natale, il castello di Zahan. È quella situazione. Ma questo è un ospedale. Ricordati del castello di Zahan. E quando sarete fuori, devi portarla da me. Non a casa. No, da me. Entra dal retro. Dobbiamo tenerla nascosta. A casa sua. Ok. Dal retro.
credo che sarei solo d'impiccio qui adesso. Torno a casa e quando potete fatemi sapere qualcosa. Certo, signor Webster. La festa. Gli amici dei ragazzi arriveranno tra mezz'ora. Può avvertirli lei. Lascio un biglietto sulla vostra porta. Grazie. Dov'è Bobby? È andato in bagno. Almeno credo. Grazie di tutto, signora. Arrivederci. L'hai vista prima? Ha fatto una corsa? Certe situazioni moltiplicano le energie. Ma la sta pagando adesso, povera vecchietta. Guardate, ha due cuori. Tutti i suoi organi sono doppi. Polmoni, reni. E tutti funzionanti. E come funzionanti? Questa frattura all'omero destro si sta ricomponendo. Guardate, ogni lesione si sta risaldando rapidamente. Sta guarendo a velocità impressionante. Hai mai visto niente di simile? Vuoi scherzare? Sarei finito sui libri. La ragazza è una follia della natura. Sono la dottoressa Rosen. Cercate il dottor Chambers, per favore. È urgente. Il dottor Chambers, per favore. Il dottor Chambers, per favore. Il dottor Chambers è desiderato in radiologia. Jim, perché non vai a vedere nel bagno? Bobby è scomparso da più di un quarto d'ora. D'accordo. La signorina Dillon dal capo del personale. Vorrei che le desse un'occhiata, dottor Chambers. È un caso incredibile. Qualcosa che non si è mai visto prima. Vederti. Ti senti meglio? Bravo ragazzo, magnifico. Dicono che sono strana. Questo è sicuro. Stanno dicendo che tutti i miei organi sono doppi. E che cosa significa? Ho due cuori, quattro reni e quattro polmoni. Che sappiamo di questa ragazza? È nata 13 anni fa in questo ospedale. Gemelli bicoriali, lei e suo fratello. Vediamo le radiografie. Due gemelli, eh? Stavo proprio pensando a questo, dottore. Forse ce n'era anche un terzo. Questa ragazza non potrebbe essere una specie di gemello siamese con gli organi di due individui? La signora Webster ha detto che qui sei in pericolo e che devo portarti a casa sua. Puoi camminare? Ho ancora un po' di dolore. Si direbbe che ha un sistema di riserva, realizzato apposta. Sembra una creatura progettata artificialmente. Per esserne certo, dovrò operarla. Non c'è altro da fare.
Ma perché vuole farlo? Non ha alcuna lesione interna, per quello che si vede. Esatto, dottoressa, per quello che si vede. Dobbiamo operarla per consegnarla alla scienza. Devo andare via da qui. Quali malattie ha avuto? Nessuna. Sta scherzando, dottoressa, non mi verrà nessuna a dire che... Nessuna, ho parlato al telefono con il medico della sua famiglia. Ha curato i suoi genitori, il fratello, ma non ha mai visitato Sally. I genitori dicono che non è mai stata male, neanche una volta. E lei ha visto una frattura che si ricomponeva? Sì, è così. Questa è una faccenda da premio Nobel, lo capite? Nessuna pubblicità sulla vicenda, massimo riservo, nessuno ne parli. Effettuate ogni controllo. Voglio sapere tutto ciò che la scienza medica può dirmi su di lei. Adesso preparatela e io la opererò. Ma dove è andata? Muovetevi! Dove mi stai portando, Bobby? Fuori di qui! Ma hai un piano? Certo che ho un piano, scappare! Sai da dove usciremo? Laggiù, eccola! Hai capito quello che ti ho detto? Vuoi fermarti qui a discuterne? Oh! Mi scusi, ma sto portando questa paziente alla terapia stomale. Oh, davvero? Sì, stia tranquillo, sono un dottore. Non sei un po' giovane per essere già un dottore? Sono appena laureato. Lei ha qualcosa contro i giovani? Ehi, voi due, fermi! Oh, salve, io sono il dottor Harrison. Stavo appunto spiegando che stavo portando questa paziente a fare un giretto. Non vuole fare niente di male, è mio fratello. Ah? Tu sei il fratello di Sally? Come ti chiami, bambino? Io non sono un bambino e non dico il mio nome agli estranei. La scheda dice che il suo nome è Robert Giovanni Harrison. State diffondendo informazioni riservate! Robert, forse tu puoi aiutarci a capire qualcosa di tua sorella. Allora? Come sta? Sally sta bene. Pensavamo che fosse grave quando è arrivata, ma si è ripresa in fretta. Oh, grazie a Dio. Papà! Il dottor Chambers è uno dei nostri migliori clinici. Vorrebbe tenerla in osservazione per qualche giorno. Papà, stanno dicendo che è strana. Bobby. Vogliono fare degli esperimenti su di lei. Per questo la trattengono qui dentro. Non dobbiamo interferire con la cura, Bobby. Vogliono fare delle analisi anche su di me. Per vedere se sono strano come Sally. La verità è che Bobby era nella sala di radiologia mentre discutevamo sulla tecnica da usare e ovviamente non ha capito. Due cuori, 4 polmoni, gemelli siamesi, questo è quello che hanno detto di lei. Non mi sembra molto tecnico. Vi sono alcuni organi doppi. Come sarebbe? Vuol dire che è diversa dagli altri? Direi insolita, ma non dovete preoccuparvi, Sally è una ragazza molto sana. Allora perché non può tornare a casa? A dire il vero, vorremmo fare dei controlli su tutta la famiglia. Volete farmi queste analisi perché ho alcuni organi doppi? Tu sapevi già dei tuoi organi? Sapevo di avere 2 battiti cardiaci. I bambini sentono i loro battiti. Volete prendermi del sangue? Non ti faremo male. Non si tratta di questo. Avete chiesto ai miei genitori il permesso per il prelievo? Siamo al pronto soccorso e non serve nessun permesso. Devo avvisarvi che troverete qualcosa di anormale. Il mio sangue ha un colore strano. Più o meno la colorazione dei cristalli di solfato di rame umidi. Blu-verde? Non sono mai riuscita a capirlo. Non lo hai detto a nessuno? Lei lo avrebbe fatto. È già difficile essere diversi. Non è il caso di raccontarlo ad altri. Ma come hai avuto il certificato sanitario per la scuola? È andata Sara Abels al posto mio. Bel colpo. Chi è questa Sara? È una mia compagna di classe. Io sapevo di avere 2 battiti e le ho chiesto di andare al posto mio. Una volta mi consigliarono di mettere gli occhiali. Infatti lei è un po' astigmatica. È un disturbo visivo, dipende dalla cornea. Lo sappiamo anche noi che cosa significa. Adesso sta tranquilla, non ti farà alcun male. E il sangue di tuo fratello? Non è come il mio.
Ma siete gemelli. Ma non siamo identici. Lo sono solo quelli monozigoti, cioè che provengono dallo stesso ovulo. Per cui non possono mai essere di sesso diverso. Questo lo so. Lo devo sempre spiegare alla gente. Deve funzionare. Nome in codice Webster. Interrompo letargo. Allarme rosso. Ora la cosa migliore che tu possa fare, Sally, è stenderti sul letto e riposare. Quanto tempo dovrò restare qui? Lo stabilirò coi tuoi genitori. Sono in grado di discuterne io. E in fondo sono io la più coinvolta. Ho detto che deciderò insieme ai tuoi genitori. Qualcun altro sa che lei è qui dentro? No, dottore. Me ne occuperò personalmente. Visto? Tutto normale. Può rintracciare il dottor Bobby, per favore? Chiamo dal 312. Dottor Bobby, scritto B-O-B-B-Y. Lui è venuto dall'India. È qui per studio. È arrivato da 3 giorni. Il dottor Bobby, per favore. Dottor Bobby. Avviso per il dottor Bobby. C'è una chiamata per lei sulla 4. Non sparire di nuovo. No, mamma. Il dottor Bobby, sì. Possono tornare. Sbrighiamoci. Qui l'interno è il 312. E deve essere anche il numero della camera. Hanno chiuso la porta a chiave, non posso uscire. Bene, io verrò da te appena posso. Un asciante incendio basterà, no? No, niente asce, ma vieni presto. 312. D'accordo. Vieni con me, Bobby. Ho bisogno del tuo sangue. Mi devi scusare, adesso devo lasciarti. Sally, ti sei cambiata? Io mi sento bene e vorrei essere dimessa dall'ospedale. Questo non è ancora possibile, cara. La dottoressa Alport ti aiuterà a fare alcuni semplicissimi test. Intelligenza o personalità? Di entrambi i tipi, Sally. Mi piacciono quelli sull'intelligenza. Quelli sulla personalità non li ho mai fatti. Usate ancora le macchie di Rorschach, per caso? O privilegiate controlli di percezione più tematici? In genere io uso diversi tipi di test. Dovrai sederti sul letto perché vedo che non c'è neanche un tavolo qui. Sì, d'accordo. Vi rendete conto che quello che state facendo è del tutto illegale? Bobby, è per aiutare Sally. Questo per loro è solo un esperimento. Vogliono vedere se siamo strani come Sally. Bobby, guarda che tua sorella non è affatto strana. Lei che ne dice, dottore? Dico che stiamo agendo anche nel tuo interesse, Bobby. La signora Webster mi ha detto di stare attento a chi parla così. Sally, non è che hai dato delle risposte a caso, vero? Ma certo che no, non sarebbe divertente. Voi
per favore, aspettate. Ehi, no, un momento. Noi vogliamo vedere Sally, la prego. Temo che questo non sia possibile. E quando ce la farete vedere? Sally sta eseguendo dei test psicologici. Per quale ragione, scusa? È la nostra procedura, non preoccupatevi. Ma non lo vedi? Ci sta prendendo in giro. Bobby, io non credo che sia così. Questo è un ospedale. E come va Sally a scuola? È meglio del dottor Spock. La prima della classe, sempre così. In tutte le materie? Gli insegnanti dicono che ha la capacità mentale di un adulto. E questo non vi ha mai sorpreso? Eravamo solo molto fieri di lei. Ma certo. Il ragazzo non deve muoversi da qui. Lo faccia e basta. Devo fare un giretto fino al bagno. Ancora? Il dottor Chambers ha detto che devi restare qui. Ma io devo andarci veramente. Seduto. Ma come si permette? Spiacente! Sto scoppiando! No! Voglio che tutti voi manteniate il segreto. Mi sono spiegato? Sì, è stato molto chiaro. Dottoressa? La personalità della ragazza è incredibilmente matura. E il suo quoziente di intelligenza va oltre ogni limite. Non è misurabile. È molto sveglia. Non è questo il termine. Con dei test più specifici potremmo arrivare a un quoziente di almeno 250. E forse anche di più. Ma è più elevato del mio. Probabilmente è più alto della somma di tutti i nostri. Abbiamo già aspettato troppo. Dobbiamo comunicare tutto alle autorità. D'altronde, o la famiglia Harrison sapeva tutto e sta mentendo, oppure Sally non è di questo pianeta. Allora c'è da chiedersi quanti altri ce ne sono lì fuori. Più ne sappiamo di loro e meglio sarà. Ora, i suoi pseudogenitori non mi autorizzeranno mai a operarla, ma io sono sicuro che le autorità capiranno. Mi dispiace, dottor Chambers. Quel ragazzo è scappato. Sally! Sei tu, Bobby? Come faccio a entrare? Telefonami. Cosa? Ricorda, interno 312. Trova un telefono e chiamami. Va bene. 312. Dove ti trovi? Nella stanza accanto. C'è una griglia del condotto dell'aria condizionata lì da te. Aria condizionata? Sì, sì, c'è. E hai il tuo coltellino? Oh, certo. Allora svita la griglia. Devo lasciarti.
Quel bamboccio di tuo fratello sta combinando un sacco di guai. Se venisse a trovarti, digli di presentarsi subito all'accettazione. E perché dovrebbe farlo? Di cosa deve rispondere? È un libero cittadino. Nella nostra società essere libero non vuol dire andare in giro senza far sapere dove. E perché no? Perché il mondo funziona in questo modo. Bisogna sapere dove sono tutti in ogni momento. Fra poco verranno delle persone per parlare con te. Vorrei che tu cooperassi. Quali persone? Gente importante. Che se ci pescano un'altra volta mi metteranno delle guardie in camera. Ma la signora Webster dice che sei in pericolo e che è la stessa situazione del castello di Zan. Cosa è il castello di Zan? Per vincere in quel gioco c'è soltanto un modo. Bisogna tenere indaffarato lo stregone mentre fuggi portando via il tesoro. Tu saresti lo stregone? No, io sono il tesoro. Il dottor Chambers è lo stregone e noi dobbiamo tenerlo occupato. Quindi noi dobbiamo distrarlo. E se accendessi un bel fuoco? Un incendio nell'ospedale? Non mi sembra una grande idea. Allora tirane fuori tu una buona. In fondo essere intelligente è la tua specialità. Che cosa suggerisci? La zia Kate. Giusto. Che c'entra zia Kate con questa storia? Qui mi stanno tenendo prigioniera e questo deve essere contro la legge. Lei è avvocato. Fingerò di cooperare col dottor Chambers e gli farò credere che mi sono arresa. Intanto scateneremo la zia Kate. Lei gli renderà la vita impossibile e noi potremo fuggire. Vogliamo vedere nostra figlia. Non è possibile. Perché no? Dobbiamo sottoporla ad altri controlli. Ora state esagerando, non le è pare? È probabile che vengano delle persone per parlare con che voi. Che genere di persone? Degli specialisti, li ha fatti chiamare il dottor Chambers. Questo significa che sta male? No, Sally sta benissimo. Perché non possiamo vederla allora? Perché il dottor Chambers, che è il responsabile, dice di no. Questo non mi basta. Il dottor Chambers è un'autorità nel suo campo. Spaccale i timpani. Cosa? Comincia a fare la pazza. Lei non osi. È tuo marito che te lo chiede? Fingi una crisi stessa. Se lo fa, penseremo noi a tranquillizzarla. Ci occuperemo di lei tra un secondo. Il dottor Jones, per favore. Il dottor Jones è desiderato al telefono. Ah, la signorina Forbes e il signor Solos? Noi non possiamo né smentire né confermare. Sì, beh, io sono il dottor Chambers. Il contatto? Già. Forbes. Solos. Avete una qualifica medica? Questo lo sa chi lo deve sapere, non è d'accordo, dottore? Sì, certo. Immagino che vogliate vedere il soggetto. Dottor Chambers, i genitori della Harrison sono agitatissimi. Chi è la signora? Lei è la dottoressa Rosen, è il medico che ha accolto Sally Harrison. Sì, è vero, l'ho visitata io. Abbiamo capito. Ascolti, lei invece non ha visto proprio nulla, dottoressa. Nessuna paziente, nessuna che si chiami Sally Harrison. Per lei oggi esiste soltanto l'amnesia. Significa perdita di memoria. Le assicuro che lo sapevo. Si prenda una bella vacanza. Non voglio più vederla, chiaro? Ciao, Jim. Dove sei stato tutto questo tempo? Avevo una cosa importante da fare. È vero quanto mi racconta Bobby? Non vi permettono di vedere Sally? Proprio così. Sì. Ci penso io. D'accordo. Mi dai le chiavi della macchina? Mi serve una cosa. Buongiorno, sono l'avvocato della famiglia Harrison e ho appena parlato con un giudice che conosco molto bene. E se non fate vedere agli Harrison la figlia, immediatamente, fra mezz'ora sarà qui con un'ordinanza del tribunale. E a quel punto chiunque mi ostacolerà finirà sotto processo e in tribunale lo faranno a pezzi. È chiaro o devo spiegarmi meglio? Solo un attimo, la prego. Qual è il tuo nome? Sally Harrison. Quello è un poligrafo, non è vero? Non l'avevo mai visto prima.
Tu sai in che posto sei nata? Proprio qui, in questo ospedale. Si vede davvero se dico la verità? Mi dici dove vivi? Al 14 di Middle Street. E se io controllassi la mia respirazione e i miei battiti? Devi rispondere alle domande, cara. C'è il loro avvocato. Prenda tempo. Tu hai mai vissuto in altri luoghi? No, soltanto quando andiamo all'ovest a trovare i nonni. Il dottor Chambers non è più qui. Ci sono altre presenze viventi nello spazio. Lei vuole dire alieni? Io non ne ho idea. Ma se questo sole ha dei pianeti, anche altre stelle ne avranno. E quindi statisticamente è possibile. Ma tu non lo sai per certo. Finché non riusciremo a comunicare con uno di loro, nessuno può esserne sicuro. Sì, glielo riferirò se lo vedo. Il poligrafo indica che dice la verità. Non mi sono mai fidata dei poligrafi. Perché non provate con lei? Sembra molto brava a dire bugie. Bene. Lo avvertiranno appena è possibile. Cercate in ogni modo di prendere tempo. È chiaro che voi non volete collaborare. Io tornerò qui fra mezz'ora con un'ordinanza del tribunale. E se lei non avrà cambiato atteggiamento, l'accuserò di vilipendio alla corte. Ci vediamo tra poco. Fa più in fretta che puoi. È divertente vedere qualcun altro fare i conti con la lingua di tua sorella. Jim sta cercando di aiutarci. Signor Harrison, suo figlio mi ha chiesto di darle questo. Con i miei colleghi vorrei effettuare ulteriori controlli. Guarda che è un'aliena. Al posto tuo non lo farei per tutto l'oro del mondo. Che cosa? Il turno di notte con quella ragazzina venuta dallo spazio. Ma che dici? Sangue verde, due cuori. Vista così sembra normale, ma quella Sally Harrison non è una creatura di questa terra. Si vede che in patologia avranno di nuovo incasinato i dati. Un mese fa sostenevano che un uomo aveva una malattia da giraffa. Fa un po' come vuoi. Insistete per fare dei controlli su tutta la famiglia, ma a che cosa... Faciliterebbe ogni cosa per vostra figlia. Sarebbe utile a sé. Non c'è dubbio. E dopo potrebbe tornare a casa. Credo di sì. Dobbiamo aspettare qui e stare in guardia. E quanto tempo ci metterà? Beh, conoscendo la zia Kate, non molto. Senti, ma perché? Vogliono sapere come sei fatta dentro. Loro mi vorrebbero mettere dentro un contenitore di vetro, come un esemplare da museo. Ho sentito due infermiere parlare di te. Prima ho dovuto fare degli stupidi test. E poi ho visto due dei servizi segreti. Avevano anche la pistola e mi hanno fatto tutta una serie di domande sugli UFO e se credo che ci siano altri esseri nello spazio. E secondo quelle infermiere tu verresti da lì? Quale controllo medico? Quella è una specie di macchina della verità. Se lei non ha nulla da nascondere, non deve aver paura del poligrafo. Lei la farebbe tranquillamente? Il mio mestiere non me lo consente, purtroppo. Allora, il suo nome? Jim Harrison. Dove abita? Al 14 di Middle Street. È ciò che ha detto anche la ragazza. Lei crede all'esistenza degli UFO? Ma vuole scherzare? Sì o no? No. Come fa una persona sana di mente a credere negli UFO? Il poligrafo indica che dice la verità.
La persona che dice di chiamarsi Sally Harrison è veramente sua figlia? Cosa? Sally Harrison è sua figlia? Non so chi siate o chi pensiate di essere, voi due. Sì o no? Certo, signori, Sally è nostra figlia. E chiunque, chiunque provi ad affermare qualcosa di diverso, si ritroverà in tribunale. Andiamo, aspetteremo Kate nell'altro. Lui crede che sia sua figlia. Vi avevo avvertiti, ora siete nei guai. Bisogna trasferirla. No, deve restare qui in ospedale. Vi prego, ci sono in ballo cose troppo serie. C'è la possibilità di un premio Nobel. La dottoressa Duncan, per favore. La dottoressa Duncan è desiderata al telefono sulla 4. Eccola, zia. Ok, andiamo. Infermiera, dobbiamo trasferire subito la Harrison. Non fatemi scappare, muovetevi! Bobby, di là, agli ascensori! No! Infermiera, blocchi l'ascensore! Fermi! Fermi! Attenzione! Aspetti! Perché hai spinto il terzo? Lo bloccheranno e ci prenderanno. Sta calmo. Ricordi quando siamo venuti qui a trovare Gary Thorpe l'anno scorso? Sì, e ci disse di portare lo skateboard. Esatto. È fantastico, Sally! Yahoo! Li avete visti? Visto? I vostri figli. I genitori dovrebbero occuparsi dei loro figli. Cosa? È meglio non farli se poi si trascurano. Fermi dove siete. Ecco l'ordinanza del tribunale. Vogliamo vedere Sally. Subito. Temo che sia impossibile. Sono scappati. L'esemplare e suo fratello sono scappati passando dall'entrata laterale. Scusi, ma che parole sta usando? Esemplare, scappati. Siamo in un laboratorio segreto, in una prigione oppure in uno zoo? Ma che cosa vuol dire che il suo esemplare è scappato, dottore? Io credo che lei dovrà considerarsi fortunato se non finirà in prigione per vilipendio alla corte. Ce l'abbiamo fatta! Ecco, l'ha fatta uscire da quella grata. Lo vedo. Io credevo che stesse tanto male. Beh, noi non vorremmo avere guai col tribunale. Lei ha già dei guai con il tribunale, gliel'assicuro. Vogliamo che chiami la polizia per cercare i nostri ragazzi. Saranno andati a casa, penso. Ora, quando li rivedrete, voglio che riportiate subito qui Sally. Vorrei effettuare dei controlli più specifici. Sul suo esemplare, vero? Per il suo bene. Fidatevi. E lei è un dottore. Lascia perdere la vecchia. Che cosa? Santo cielo. I cari gemelli se lo saranno inventato soltanto per rovinarmi la giornata. Yuhu! Chi sarà quella donna? Siamo venuti per il compleanno dei gemelli.
Oh, mi dispiace, non avete saputo nulla? C'è stato un terribile incidente. La ragazza è stata investita da un'auto e portata in ospedale. E quindi è chiaro che la festa è annullata. Beh, credo che il signore e la signora Harrison siano ancora lì. Ma io sto andando a una lezione di tennis ed Harry, l'istruttore, si innervosisce molto se mi presento con qualcun altro. Oh, quell'Harry è un vero... Smettila e sta zitto! Io sono la signora Flannery. Jim Harrison lavora per mio marito. Potrei lasciare Cyril con lei? No, se ci tiene a ritrovarlo vivo. D'accordo, Cyril, lascia i regali a questa gentile vecchietta e andiamocene via. Ma se non c'è nessuna festa, perché devo lasciare i regali? Dalle quei regali, rompiscatole! Bel colpo, i gemelli. Non fanno la festa e beccano lo stesso i regali. Adesso che facciamo? Beh, potremmo telefonare a casa. Ehi, ora mi fai anche le battute e ti chiama a casa. Ma no, non era una battuta. Ti preoccupa davvero questa storia? Quei due sono dei servizi segreti, sono armati. Bobby, e se lo fossi veramente? Se tu fossi cosa? Una creatura dello spazio. Ti confesso che ho sempre avuto la sensazione di essere diversa dagli altri. Ma che vuoi dire? Potrei essere stata adottata. Ah, lo pensano tutti prima o poi. A volte ho sognato di provenire da un altro mondo. Beh, una volta ho sognato che ero un maiale, ma non sono mica un pezzo di pancetta. Ascolta, Sally, tu sei molto sveglia, molto più intelligente di me. Ma questa è una follia. Lo credi davvero? A me non importa cosa dicono gli altri, non importa quanti cuori hai. Non mi importa se sei coperta di squame viola. Io so che sei mia sorella. E lo sarai sempre. Forza, andiamo. Quelli lasciateli a me. Va bene, ho capito. E questa? Ehi, 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 ehi! Ma che dobbiamo diavolo sta facendo? Via. Eccovi, bravissimi. Sono successe delle cose strane. Ma davvero? E quali sono? Lei ne sa più di me di questa storia. Sapeva che dovevo andarmene dall'ospedale sin dall'inizio. Perché ha detto a Bobby di portarmi qui? Intuizione femminile. Non ho fiducia negli ospedali. Voglio che mi risponda seriamente, ma tra un minuto. Prima voglio tranquillizzare mio padre e mia madre. Il telefono è controllato. Controllato? Quello di casa nostra? Ancora intuizione femminile? Sì, molto breve. Non dire dove sei. Ora, volete che prepari qualcosa da mangiare? Starete morendo di fame. Oh, certo. Questa sì che è una vera intuizione. No. Ma dove possono essere andati? Pronto. Mamma. Sally! Stiamo bene. Ora devo riattaccare. Il telefono è controllato e anche la casa. I ragazzi stanno bene. Ha detto che non può parlare, che il telefono è controllato e pare anche la casa. Ma non può essere, sarebbe pazzesco. Quello che è successo oggi è normale? È tutto assurdo. Tu che cosa ne dici, Kate? Avendo visto quei tipi, credo che Sally abbia ragione. Grazie del tuo interessamento. Adesso faremo da soli. Ti vuoi sbarazzare di me? Non ci contare, Jim. I ragazzi di mia sorella sono nei guai e io resto qui. Io vorrei solo... che tutto tornasse come ieri e che questa spaventosa storia finisse. Maria, Sally è molto sveglia, è più intelligente di tutti noi e tu lo sai questo. È soltanto una ragazzina. Sì, ma lei ha una mente superiore. È straordinaria, non ha mai fatto un gesto irresponsabile da quando è nata. Noi dobbiamo solo essere pronti e aspettare che lei torni e ci spieghi.
Non è affatto facile. Potrei rimetterci il lavoro. Insomma, io... Senza prove non c'è la notizia. Senza notizie non c'è ricompensa. Ora vi lascio soli e vado un po' in camera da letto. Voglio stendermi un attimo. Può essere che una creatura venuta dallo spazio abbia bisogno di cure? Al Central Hospital negano tutto, ma la notizia della visita dell'alieno è uscita ugualmente. Steve Schmidt per voi in diretta dal Central Hospital. Dottor Chambers... Questa voce che ci sarebbe un alieno in questo ospedale non ha alcun fondamento. Secondo le nostre informazioni c'è una ragazza di 13 anni con sangue verde, un paio di cuori. Voi e senza da contare dove avreste tirato fuori queste informazioni? Beh, da queste fotocopie di documenti ufficiali. Allora, viene dallo spazio, dottor Chambers? No comment. Avete ricoverato un alieno in questo ospedale? No comment. Mentre andiamo in onda, i responsabili dell'ospedale continuano nella loro congiura del silenzio. Ecco ora un commento di Harold Kruger, docente di anatomia all'Università della Scienza e della Tecnologia. Senza aver esaminato il paziente, io non mi sento di dare alcun giudizio definitivo. Se però questi documenti non sono contraffatti, la creatura della quale stiamo parlando non è umana e non ha alcuna somiglianza con organismi terrestri fino a questo punto registrati dalla scienza. E quindi proverrebbe dallo spazio. Le ho già detto che non vorrei esprimere opinioni senza avere accesso all'esemplare in discussione. Parlano di organismi, di esemplari, ma si tratta di nostra figlia. Ancora non sappiamo se è di Sally che stanno parlando. Speriamo che gli venga data l'opportunità di esaminare il suo. Non mi direi che tu gli credi. Certo che non gli credo, tesoro. Sally è una ragazza normale. Abbiamo chiesto anche. Io non lo so, sono sua madre. Il materiale di cui siamo entrati in possesso. Un'analisi approfondita ha rilevato notevoli irregolarità nella fisiologia della creatura. Questa radiografia mostra che essa ha due cuori, quattro polmoni, quattro reni. Sono tutte fesserie. È così, signora Webster. Sono davvero tutte fesserie. All'ospedale mi hanno chiesto in mille modi se so qualcosa della vita di altri mondi. Bobby ha sentito le infermiere dire che sono un'aliena. Sono tutti pazzi o c'è qualcosa che io devo sapere? Che cosa sono io, signora Webster? E che cos'è lei? Questa terra dove ci troviamo è come una piccola isola in mezzo a un grande oceano. E gli abitanti dell'isola credono di essere le sole persone che esistono. Ma si sbagliano. Perché ci sono molti altri esseri su altre isole. Alcuni sono pacifici e altri malvagi. E alcuni di essi sono molto pericolosi. E lei viene da altri mondi? E anch'io. E io? Tu no, Bobby. Ma noi due siamo gemelli. Quello che sta dicendo non ha senso. Due gemelli non possono venire da posti diversi. C'è un grande impero nello spazio. E ormai sono circa 1000 anni terrestri che il grande impero sta combattendo contro invasori che vengono dall'altro lato della galassia. Si chiamano ursoidi. Somigliano a grandi orsi, ma sono intelligenti. Lei ha sempre detto di aver combattuto una guerra. Era questa? Ho lottato duramente contro gli ursoidi, scontri di centinaia di navi. Lei quindi è un ammiraglio o un ufficiale di marina? Solo un sergente maggiore. 13 anni fa ero imbarcato su una nave. Trasportavamo l'imperatrice sul pianeta madre. Aveva in grembo un figlio. Siamo stati attaccati da una squadra ursoide. Non eravamo certi di farcela. Stavamo passando accanto a un piccolo pianeta. E abbiamo nascosto il bambino nell'unico modo. E come? Non siamo come voi. Noi siamo fatti di energia. Abbiamo impiantato il principio vitale del feto nel grembo di una nativa del piccolo pianeta che stava per partorire. E la nativa del piccolo pianeta era mia madre? Sì. Forza, ragazzi, più in fretta che potete.
Eccoci in Middle Street. La ragazza aliena visitata oggi al Central Hospital abita in questa casa. Vediamo di scambiare due parole con lei. Signor Harrison? E voi chi siete? Five Network TV. Vorremmo scambiare qualche parola con sua figlia Sally, signor Harrison. Le sue impressioni della Terra, come ci si trova a crescere su di un altro pianeta. Dove vuole andare? Signor Harrison, la prego, non c'è niente di male. Io voglio soltanto... E si tolga subito dal mio prato. E questo è il concetto che il signor Harrison ha del diritto all'informazione. Ho picchiato un uomo. Era un reporter. Ha cercato di entrare con la forza e l'ho colpito. Bravo. Provocazione. Diminuisce la responsabilità. Buonasera, signora. Five Network TV. Lei probabilmente non se ne è mai resa conto, ma nella casa vicina alla sua vive una giovane donna che proviene dallo spazio. Dice sul serio? Queste chiacchiere non mi interessano. Ma avrà notato parecchie cose strane, stando alla porta accanto. Raggi laser, rumori, cose così. Visite di extraterrestri? Mi ha stancato, se ne vada. Ma lei, signora, crede negli UFO? Li ha mai... È sgombrato in fretta il mio portico. Un quartiere molto violento. Da quando è sbarcata qui la ragazza, questa è Middle Street. Strada della paura. Ok, stacca. Credo di aver inghiottito un dente. Sam, riempi tu tutti i moduli, io vado a casa. Che smidollato. Vorrei avere quel giornalista nel mio plotone per una quindicina di giorni. Signora Webster, forse lei sta cercando di spaventarmi e non è divertente. Io sono Sally Harrison, non una cosa dallo spazio, non lo è neanche lei. Un attimo solo. Ecco, mettetevi questi. Che sono? È ora che vi mostri come io sono realmente. Ma non vedo niente con questi. Un centimetro di acciaio. Se fosse di meno vi accecchereste. Signora Webster, questi occhiali sono necessari. Sta al gioco, Sally. La signora è tanto cara, anche se è un po' pazzerella. Fatevi indietro. Questo è il mio vero aspetto. E anch'io ho quell'aspetto. Sei più bella. Molto più bella. Ora mi ritrasformerò. Non toglietevi gli occhiali finché non lo dico io. Levateveli. Ci ha raccontato piene di principesse, di principi e draghi e di aspre battaglie contro gli invasori ursoidi. Erano tutte vere, giusto? Tutte le storie più belle sono vere. E ora che sta succedendo? Ti spiegherò tutto mentre accadrà. No, sergente, non trattarmi come una ragazzina. Hai detto che sono la figlia dell'imperatrice, per cui dimmi cosa sta succedendo. Va bene. Tornando dall'ospedale ho infranto la mia copertura, comunicando con una nave nella cinta degli asteroidi perché ci aiutasse. Sta arrivando. E gli ursoidi? Come? Sei ancora molto prudente. L'unico motivo è se ci sono ursoidi da queste parti. Anche loro hanno agenti sulla Terra. Penso che avranno intercettato il mio messaggio. Principessa, lei deve riposare. La sveglierò io quando sarà necessario. Riposare? Dopo quello che ho appena saputo, devo parlare con i miei genitori. Non credo che sia una buona idea.
Questa non è una richiesta, sergente. È un ordine. Sta arrivando. Oh, tesoro, come stai? Sto bene. Eravamo così preoccupati. Dove eri finita? Sei sicura di non avere ossa rotte? Non hai altri fastidi, mal di testa? Ti dico che sto bene. Al telegiornale hanno detto delle cose assurde. Tu non ci hai creduto, spero. Già, io l'ho sentito e... Stia attenta. Potrebbero ascoltare. Ciao, zia Kate. Grazie per il diversivo. Sentite, volevo solo farvi sapere che ero al sicuro. Ma quella gente lì fuori sta cercando di prendermi. Ma perché? Insomma, la storia dell'aliena è uno scherzo, vero? Penso che sarò più al sicuro da lei. Se succedesse qualcosa di strano, raggiungetemi là. D'accordo? Mi parli sempre come se fossi tu la madre. O la mia bambina. È meglio che io vada. Di già. Non possiamo rischiare. Io avrei aspettato. L'alto comando voleva che lei avesse un'infanzia. Ma gli ursoidi ora sanno dov'è. Proveranno a catturarla. Se non riusciranno, tenteranno di ucciderla. E se non riusciranno ad ucciderla, distruggeranno questo pianeta. L'intero pianeta? Per loro è come un villaggio primitivo. L'impero combatte per la sua salvezza. Se i nostri popoli sapessero che l'erede al trono è morta, principessa, devo portarla via da qui. Voi siete giornalisti, vero? Quella ragazza aliena è venuta alla mia festa l'anno scorso. Se vi interessa, io ho delle sue foto. Chi vuole fare un'offerta? Ehi, ragazzo, allora tu sei un'amichetta della giovane aliena. Sì. Fantastico. Tu mi chiedi di abbandonare per sempre la mia famiglia. Lo so, principessa. Se non fosse per la sua salvezza, per la salvezza del pianeta, la sopravvivenza dell'impero, forse... Sì, ma sono così giovane. Anche i giovani devono scegliere. Perfino con quale genitore vivere. Sono scelte che non si vorrebbero mai fare. Che un giovane non dovrebbe mai affrontare. Certo, è tutto vero. Ma questa è la mia vera famiglia. Ma dai, Sally, se io potessi dominare la galassia, l'impero... Sarai più felice se vivrai qui. Non vi è ruolo più duro di quello del comando. Io non volevo ancora farlo. Ma si direbbe che sono costretto. Ora vedrai ciò che succede nella galassia. Thank you.
Ancora non ci sono segni di vita dalla casa della ragazza venuta dallo spazio. Quale segreto si cela dietro la facciata del 14 di Middle Street nel silenzio della mattina? Come potete vedere, il signor Harrison continua a non darci alcuna collaborazione. Siamo qui ormai da parecchie ore, ma nessuno ancora è riuscito a sapere dove è finita la ragazza che ieri pomeriggio è scomparsa dall'ospedale. Intanto gira la voce che si sia vaporizzata e sia andata verso un'altra galassia. Dove hanno preso questa foto? Nessuno infatti può immaginare quali facoltà abbia. Non può essere che la festa di Cyril Flannery l'anno scorso. Possono essere le sue mosse. Non parlo con la stampa. Hai letto i giornali di stamattina? Chi è, scusi? Lo sai benissimo chi sono. C'è uno che non vuole dire il nome. Se è preoccupato di questa pubblicità, chieda a Cyril chi ha venduto quella foto alla stampa. Ora non cercare di cambiare argomento. Sono io quello che comanda, non lo scordare. È al telefono con un controllore. Rintracciamo la chiamata. Io gestisco un'attività molto delicata. Cosa diranno i clienti vedendo questo casino? Questo non lo so. Stanno parlando di clienti. Sarà un codice per potenze nemiche. Metti tutto a tacere. Fa smettere questa pubblicità. Oppure non tornare al lavoro. Non venga a lavorare domenica e non venga lunedì né martedì, caro Harrison. Sta zitto! Ora sono in due e uno di loro ha una strana voce. Fatto. Trovato. L'abbiamo individuato. Ehi, hanno saputo qualcosa! Su, muoviamoci! Andiamo! Presto! Vi volete muovere? Signor Flannery, vedrà che si sistemerà tutto. Lei deve capire che questa storia non è stata provocata da... Non raccontarmi frottole! Risolvi questa faccenda! Sì, sì, certo, signor Flannery. Certo. E tu sei lo stesso uomo che ieri ha steso un giornalista? Quel giornalista non può licenziarmi. E il mutuo di questa casa è pagato solo a metà. Maria. Sei così coraggioso con tutti gli altri e così... Debole verso Flannery. Già... Adesso so che cosa fare. Devo andare via quando arriverà l'astronave. Ho visto quello che gli ursoidi fanno ai pianeti. E quello che faranno a questo pianeta se io non lo abbandono. Ci siamo. Sembra che ci abbiano individuato. Di chi parli? Agenti ursoidi, stanno arrivando. Ne sento l'odore. Sì, pronto? Venite qui subito e passate da dietro. Assurdo, eh? Dove diavolo sono le chiavi? Dove le ho appoggiate da qualche parte? Ah, le ho messe in tasca. Cioè, ebbene, allora voi siete pronte? Vogliamo andare? Dai, il gas. Jim! Thank you.
abbiamo gatti da 12 anni. Ah, sì, è vero. Le chiavi, le ho in tasca. Jim, lascia perdere! E se fosse Flane? Pronto. Muovetevi! Che sta facendo? Ho installato un campo di forza. Non possono entrare, neanche con le Energy Spade. Quella gente lì fuori sono agenti della Confederazione Ursoide, esploratori. Ma ne verranno altri. Sta arrivando un'astronave per portare via la principessa dal pianeta. Principessa? Mi scusi, ma di chi sta parlando? Di Sally! Sally? Non è una principessa e non andrà mai via da questo pianeta! Signora Webster, credo davvero che adesso si stia esagerando. È stata una giornata difficile per tutti ed è probabile che ci siano alcune particolarità di Sally che vanno meglio indagate, ma perché ora si comportano tutti come pazzi? Noi non sappiamo niente. Abbiamo qui parecchie fotografie che vi collegano. Quindi diteci tutto del vostro legame con la famiglia Harrison e per voi non ci sarà alcun problema. So solo che Harrison lavora per me. Sappiamo già che lavora per lei, ma lei per chi lavora? E io non lavoro per nessuno. Allora, il controllore sarebbe lei, vero? Sì, credo di sì. Vado a prendere una boccata d'aria. Io al suo posto non scherzerei tanto con Forbes. È capace di usare anche la tortura. La tortura? Ma se è una donna? Le donne sono peggiori degli uomini. Ho visto Forbes usare anche gli elettrodi. Se lo torturate sul serio, io posso guardare. Shh, sta zitto, Cyril! Per qualunque cosa è Harrison irresponsabile. Se Harrison, per esempio, ti stesse ricattando per qualche tua debolezza, questi signori ti potrebbero aiutare. Io non so nulla di questo pasticcio! Guarda cosa ho trovato nella camera del ragazzino. Questo posto è di certo una base della sovversione aliena. Mamma, tu resterai sempre la mia mamma. Sarai comunque andata via tra 5 o 6 anni. In fondo, andrò solo un po' più lontano. Sally, quando siamo giovani, siamo pronti a credere in cose che... spesso non si rivelano vere. Sta parlando seriamente, Jim. Nostra figlia ha preso la sua decisione. Ammetto che tu possa sentirti confusa, ma certe cose proprio non succedono. Sono fantasie. Il mio garage, la macchina! Da dove escono quelle buche? Non mi verrete a dire che sono i cinici ursoidi, vero? Mettetevi quegli occhiali, svelti! Su, fate in fretta! Avete visto cosa sono diventati? Sally, tutte le mie scuse. A quanto pare certe cose succedono e come. State attenti! Devo andare fuori a fermarli. Il campo di forza può resistere, ma certo la casa crollerà. Non levatemi gli occhiali! Thank you.
Dobbiamo salvarla, che facciamo? Hai qualche idea? Energia! Sono fatti di pura energia! Cosa? Sono come l'elettricità! Gli ursoidi... No. Quei due, prima di avvicinarsi alla nostra casa, hanno fatto smettere gli schizzi d'acqua, ricordi? Sì, ma l'acqua li spaventa. Temono che gli provochi qualcosa come un cortocircuito. E come usciamo dal campo di energia? La signora Webster ha appena spostato il timer del forno e poi è uscita di corsa. Sapete che è tutto vero. Abbiamo costretto quei due a scappare, ma se io non mi allontano, loro torneranno insieme a molti altri. Mamma, papà, ricordate quando la signora Webster ci raccontava tutte quelle storie? Mi stava preparando per quando sarei cresciuta. Ma tu non sei cresciuta, sei ancora la mia bambina. Andiamo, mamma. Non ha più 9 o 10 anni, ne ha 13, è grande. Qui è casa Harrison. Io sono Bobby, chi parla? Dio a tuo padre, caro Bobby Harrison, che il servizio segreto ha appena fatto a pezzi la mia vita e che è licenziato. Hai capito bene? Lo caccio! Non può licenziarlo perché lui si è dimesso. Ha appena cacciato 2 pirati spaziali e non vuole più lavorare per un bastardo come lei. E sta attento a non capitarmi davanti, Flannery. Ogni tanto ci rivedremo. Verrò a trovarvi. La principessa della galassia non vi dimenticherà. Nessuno mi impedirà di rivedervi. Se non me ne vado, sarà la fine per questo pianeta e per tutti voi. Non mi sembra giusto, signorina, che con questa confusione non si festeggi il tuo compleanno. Possiamo! Ma ne abbiamo il tempo. Dovremo farlo a casa mia, il campo di forza. No, qui, nella mia casa. Dovremmo comunque aspettare la nave stellare. E del resto, se prima della nostra nave arrivassero gli ursoidi, il campo di forza non terrebbe molto, giusto? Forza, allora. Grazie tante, mamma, papà e zia Kate. Siete una bella famiglia. La migliore. Esprimete un desiderio. Vorrei non essere costretta ad andare via. Vorrei diventare un pilota di astronave. L'astronave sta arrivando. Non posso lasciarti partire, non posso. Mamma, io devo farlo, non ho scelta. Mamma, non credere che per me sia facile e non rendermelo ancora più doloroso. Noi non vogliamo perderti. E se volete, non accadrà. Il fatto che io debba andare non significa che voi dobbiate restare. Trovarvi. Ma come farai? Sarai così lontana. Oh, tesoro mio, ci mancherai tanto. Fagli a fette quegli ursoidi, Sally. Ma che stiamo facendo? Dove sta scritto che deve finire così? Noi possiamo scegliere, restare o andare con lei. Io vado con Sally. A
Andiamo anche noi, Jim. Forza! Beh, perché noi? In fondo avranno bisogno di contabili lassù e ora sono disoccupato. E i piloti di astronavi? Un alieno come me può diventare pilota di astronave. Ma certo, e sono bravissimi. Infilate gli occhiali. Li porti su, sergente. Io vi seguirò fra un minuto. State indietro. Un ultimo abbraccio alla signora Webster. Le mie chiavi? Dove ho messo le chiavi? E il gatto? È fuori il gatto? Oh, Jim! Ciao, zia Kate! Sistemerai tu tutti i dettagli, non è vero? I dettagli? E tu chiami tutto quello che state lasciando dettagli? Aggiungere segnalazioni di avvistamenti di UFO nella regione settentrionale di Sydney. Nel corso delle ultime ore, luci di straordinaria intensità che si muovevano velocissime nel cielo sono state segnalate in diversi posti. Molti sostengono che questi fenomeni potrebbero essere collegati a Sally Harrison, la ragazza scomparsa dal Central Hospital ieri pomeriggio dopo che stimati medici avevano affermato di ritenerla un'aliena. Sembra più probabile che la ragazza e la sua famiglia abbiano deciso di eclissarsi per non dover dare spiegazioni. L'avvocato Kate Giovannelli, portavoce degli Harrison, ha appena emesso un comunicato stampa di 3 righe dichiarando che la famiglia è andata in viaggio per affari.